Ciao a tutti ragazzi, sono Jaxit e oggi vi do il benvenuto nel primo episodio della nostra serie di tutorial sull'uso delle construction set per Oblivion, anche Skyrim e Morrowind, visto che sono quasi uguali. Allora, premessa, cos'è il construction set? Ovviamente è un programma che serve per fare mod e anche in realtà il gioco stesso, appunto della saga di Elder Scrolls. Ovviamente ogni capitolo ne ha uno a sé proprio dedicato. Io per esempio ho quello di Oblivion, avendo Oblivion. E ci ho detto, allora vi avviso solo che questo programma ha facilità a crashare, perciò salvate spesso. Detto ciò, partiamo col caricare file data, che è la cartella. Caricare il file master. Voi dovete, di sicuro avete Oblivion.esm, oppure se state lavorando con Skyrim.esm, che è il file da cui noi prenderemo tutti gli oggetti, oggetti 3D, tutto. Prenderemo da questo file qua. Diamolo ok e lui ci inizia a caricare tutto. Vedete qua stanno caricando i luoghi e gli oggetti. Dopo che sì, sembra che si voglia crashare, però carica. Nel frattempo, allora dico che questo è il primo episodio, perciò sarà un episodio per lo più teorico, ma breve, giusto accenniamo qualche cosa. E prossimi episodi invece avremo sempre un riscontro pratico, poi che potremo vedere effettivamente nel gioco. Ci ho detto, allora, ci troviamo con queste tre finestre, che sono tre finestre base, non si possono infatti chiudere, come potete vedere non c'è la nostra cara X. E ogni finestra ha un suo obiettivo, diciamo, un suo scopo. Prima finestra che analizziamo è quella object window, la finestra degli oggetti, che è la finestra dove sono elencati, secondo e divisi in categorie, tutti gli oggetti che ci possono essere nel gioco. Perciò ci sono actors, che sono gli attori, vedete, creature, NPC, cioè tanti, tutti questi sono tutti NPC. Poi ci sono items, che sono tutti gli oggetti, vedete? Qua ci sono i vari tipi di oggetti. Vi faccio solo notare che queste sono le chiavi, per esempio, gli ingredienti. Vi faccio notare questo qua, level ed item, che sono praticamente oggetti che cambiano a seconda del livello del giocatore. Poi qua ci sono le magie, perciò le pozioni, incantesimi, eccetera. Oggetti vari, per lo più, ma non, aspettate, non vari nel senso proprio oggetti fisici. Sono per esempio animazioni, stili di combattimento, effetti, cose, texture, suoni. Non sono proprio oggetti, sono cose che servono per fare le ambientazioni. Poi ci sono world objects, che sono tante cose, ovviamente ci sono tutti gli oggetti che non si possono prendere, perciò le case, le statue, ma anche i contenitori, gli alberi, tutte queste cose qua rientrano in questa categoria. Allora, questa finestra abbiamo analizzata. Seconda finestra che analizziamo è questa qua, c'è il view. È la finestra che ci permette di selezionare il mondo. E qua entra in gioco un concetto molto importante, che è il concetto della separazione dei mondi nelle saghe di Elder Scrolls. Ovvero, praticamente non è tutta una cosa. Cioè, voi potete immaginarvi lo spazio, sapete lo spazio, no? Asse X, Y, Z. Ognuno di questi ha uno spazio, pressoché infinito in teoria, però. E visto che, pensate, caricare tutto il gioco, tutto Tamriel, tutti gli interni insieme sarebbe abbastanza pesante, non ce la farebbe nessun computer, almeno nessun computer normale. Perciò è stato diviso, tutti gli interni per esempio sono divisi in zone, o anche più su più livelli, come vedete la miniera abbandonata a livelli, due livelli, sì, sono due porte. E comunque i livelli li conoscete perché quando ci entrate dentro vi fa il caricamento. Quando non fa il caricamento vuol dire che siete rimasti nello stesso livello del gioco, qua nel gioco. E interiors. Poi ci sono qua i mondi. E questi li vediamo dopo. Vi faccio prima vedere Tamriel, che è il mondo di Tamriel. E in verità sì, di tutte le foreste, questi spazi aperti sono Tamriel. Vedete che ce ne sono tanti qua adesso scorrendo così. Vedete che non si muove quasi, scorrendo così si muove poco più lentamente. Qua ci sono tutte le lande selvagge, che sono i luoghi dove diciamo non c'è niente di importante. E comunque noi possiamo per esempio andare a cercare qualcosa a proposito di Anvil, per esempio Anvil, con doppio clic lo carichiamo nella render view.
che è la finestra che ci fa vedere gli oggetti. Ora, qua sotto vedete che sta caricando gli oggetti. Quando arriverà a 0, noi avremo esattamente ciò che c'è in Oblivion. Attenzione, perché noi siamo in Tamriel, Anvil Est 03, vabbè. Cioè nella quadrante di Anvil, il terzo quadrante, però da fuori. Adesso mi muovo un attimo perché senza dirvi come si fa, dopo vi spiego anche come ci si muove in questa cella. Prima vi faccio solo notare che noi possiamo vedere ciò che c'è fuori, ma ciò che c'è dentro non si può vedere. Perché? Perché questo è poi un altro mondo, che è questo qua, il mondo di Anvil, che invece è visto dall'interno. Cosa vedremo qua? Vedremo che fuori, dove c'era Tamriel, non ci sono più oggetti. Se non pochi, c'è però tutto il paesaggio, cioè proprio il parterra, diciamo, il pavimento, e in compenso c'è l'interno, come lo vediamo poi nel gioco effettivamente. Ci ho detto, allora, come mi sto muovendo in questa finestra? L'allarghiamo un attimo così vedete meglio. Bello che si può allargare, anche non si sgrana neanche più di tanto, diciamo. E va bene. Allora, come si seleziona un oggetto? Beh, cliccandogli sopra. Vedete che gli compare il quadrato intorno di tre colori. Allora, se noi vogliamo. Aspettate che mi metto. Esatto. Vista in su così. Allora, come se fossi appena arrivato, no? In questo mondo. Benissimo, come faccio ad andare su e giù? Beh, muovendo la rotellina su e giù, è uno zoom praticamente. E questo fin qui è facile. Poi, per muoversi così lateralmente, devo premere la rotellina e muovere il mouse. Ok. Poi c'è la cosa più importante, forse, che è il movimento 3D, che si effettua premendo uno shift, che è il tastino per fare la maiuscola praticamente, e poi muovendo il mouse. Ora, se notate, muovendo il mouse con shift premuto, ci muoviamo in 3D, sì, attorno però a un punto che dove siamo noi praticamente. Se invece, cosa curiosa però abbastanza comoda, abbiamo selezionato un oggetto, con shift ci muoviamo intorno all'oggetto. E questo è più, diciamo, io uso sempre questa cosa qui, clicco sempre un oggetto perché mi fa più comodo. E va bene. Ok, abbiamo parlato di questa finestra. Molto da dire, non mi rimane. Quanto abbiamo fatto? 7 minuti. Un cortissimo tutorial. Abbiamo visto le prime cose. Ah, vi faccio solo notare qua, poi ci sono tante cose. Per esempio, sempre in questa finestra noi possiamo mettere la luce. Vedete? Luce di giorno oppure luce notturna. Stiamo lavorando per esempio con le luci. Se qua vedete, ci sono delle luci. Ok. Quella roba lì è una luce, questa cosa qua che vedete. Se io lavoro, sto mettendo le luci per esempio in un luogo, conviene tenere questo spento perché così vedo l'effetto che fanno. Altrimenti si può lavorare così. Oppure, quello che vedete, la foglietta qua cliccata, serve per fare o me mettere o meno le foglie negli alberi, metti che gli diano fastidio, non lo so. E poi ancora c'è questa cosa qua delle nuvole, va bene. Che io sinceramente non uso mai. Poi vi faccio solo più notare una cosa interessante. Anzi, no, non lo faccio notare perché è un po' complessa da spiegare. E ci pensiamo poi la volta prossima. Allora, facciamo solo un salvataggio. Su, fare salva. In verità avevo anche già salvato. Però, perché sto facendo video seconda volta perché era venuto un po' lungo. Lo salviamo come YouTube. E vedete che vi creerà un file ESP che è il formato delle mod. YouTube ESP, perfetto. E esiste già, soprascrivi, soprascrivi. Perfetto. Allora, ragazzi, questo è stato il primo episodio. Ci vediamo poi in un prossimo episodio, tanto boh, lo pubblicherò a breve, credo. Dove inizieremo a costruire, praticamente l'idea sarebbe di costruire una piccola, per ora piccola, città in un luogo che dobbiamo ancora scegliere. Ci pensiamo poi la volta scorsa. La volta prossima. Allora, a 9 minuti, quasi 10, non permetterò che arrivi a 10. Vi faccio un grande saluto, ragazzi, e ci vediamo nella prossima puntata. Ciao a tutti, ragazzi.